Una delle domande più frequenti che i nostri pazienti ci rivolgono è relativa all'attività sportiva praticabile nel caso in cui venga fatta diagnosi di deformità vertebrale e di scoliosi, nel caso specifico, quali siano le potenzialità dello sport in termini terapeutici e invece di quali siano le controindicazioni. Sono ormai ben noti gli effetti benefici dello sport inteso come attività fisica regolare. Questi effetti benefici vanno da una migliore efficacia muscoloscheletrica, a un miglior controllo neuromuscolare, a una miglior regolazione e anche dal punto di vista endocrino, ma anche controllo del peso, anche allenamento e protezione cardiocircolatoria. E non ultimi ci sono da considerare i fattori psicologici in termini di miglioramento dell'autostima, riduzione dello stress e fattori sociali, perché lo sport viene fatto comunque con compagni, comprende un confronto e c'è anche del coinvolgimento emotivo. Chiaramente ogni attività sportiva ha delle caratteristiche peculiari che in qualche modo la caratterizzano in termini di tipologia di allenamento e di anche area anatomica particolarmente allenata. Questo però non si traduce per quanto riguarda le patologie della schiena, le deformità vertebrali, in una possibilità, in una caratteristica terapeutica degli sport stessi. Nessuno sport va considerato starter, cioè causa vera e propria della deformità vertebrale, quindi causa di scoliosi. Ci sono però alcuni sport che si caratterizzano per un'estrema mobilizzazione della colonna e un'estrema mobilizzazione ripetuta della colonna e in questo caso, come ginnastica ritmica o ginnastica artistica a livello agonistico, questo tipo di movimento e di mobilizzazione potrebbe in qualche modo favorire la progressione delle curve stesse. Eventuali indicazioni specifiche e ovviamente personalizzate possono essere date solamente in visita. Ci sono però altre considerazioni da fare. ISICO, ad esempio, ha prodotto degli studi relativi alla prevalenza di problemi della colonna, di scoliosi, anche dolore, mal di schiena, in soggetti che praticano sport come il nuoto e il tennis. Il primo considerato panacea per tutti i problemi della colonna, il secondo invece parzialmente condannato in quanto sport asimmetrico. In realtà i dati dimostrano che il nuoto non è panacea per i problemi della colonna e che il tennis dall'altro lato non rappresenti un rischio per lo sviluppo o la progressione della scoliosi.